Terra, ferro, fuoco è una mostra inedita inaugurata ad Arte Contesa a Roma che dura sino al 4 giugno. Sono tre gli artisti, Raffaello Fiorini è il fuoco, scultore con opere imponenti ispirate a Conan il Barbaro e alla mitologia. C'è il fuoco dentro perché per diventare quello che è ha bisogno di 1000 gradi all'incirca. Ed è una scultura che a me è sempre piaciuta perché è calda, rimane calda rispetto a quelle di marmo, bronzo, che alla fine, con tutto il rispetto per il marmo, per la storia del bronzo, la terracotta è umile, ma se trattata bene è eterna a pari merito. E rimane calda, calda nell'osservazione. Marco Cavalieri è il ferro, le sue sculture sono intrecci di fili d'acciaio da cui scaturiscono figure irreali e futuribili. Una scheletrica che simbolica, che riprende il segno, diciamo, primordiale, e quindi è un simbolo della donna, così, è una struttura che comunque si ripete poi in tutte le mie opere scultoree. Questa in primo piano è appunto Eva, si chiama. Poi abbiamo anche altre più piccole qua, e queste qui sono ecco, la seconda più simbolista, questa, e quella lì rappresenta la notte, che gravida dei sogni, nel senso che genera sogni, la notte genera i sogni di sonno. Terzo artista, Tina Vitale, è la Terra, ritrae immagini ispirate a natura e la donna, che entrambe sono vita, forza e fragilità. Il mondo della donna è tutto, c'ha le radici e poi la donna è quella che poi esterna tutti i sentimenti che ci sono nel mondo, sia quelli nostalgici, quelli, i legami tra famiglie, tra figli, e poi c'è anche il fatto che la donna non è quella più forte, diciamo, quella che è debole ma forte nello stesso tempo. E le mie opere sono fatte proprio così, esternano i sentimenti che c'ha la donna, che possono essere forti ma anche quelli passionali o quelli più fragili.